Lo chiamano Marcello 2 per 1000. Queste sono tutte le cause vinte contro le pretese del comune di Itaxarf. Sembrava una storia chiusa, e invece Marcello 2 per 1000 deve ancora resistere alle pressioni dell'amministrazione. Come mai? Prossimamente saprete perché manca solo una pagina, quella con la firma del pretendente.